E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRighi01 e ragazzi, oggi si inizia Pokémon Nero. Perché? Allora, nel sondaggio di YouTube, ragazzi, Pokémon bianco o nero 50% e Pokémon X 50%. Quindi ho detto, alla fine decido io ragazzi, quindi facciamo Pokémon Nero. Poi ditemi se vi piace la schermata di Pokémon Nero come l'ho fatta, ragazzi, ditemelo nei commenti, ovviamente. Spero che questa serie inizialmente vi piaccia e la guardate tutta come sempre, come avete fatto, ragazzi, su Pokémon Smeraldo. Spero che vi sia piaciuta ancora Pokémon Smeraldo. E se devo essere sincero, a me piace fare tantissimo queste cose. Quindi andiamo subito nel gioco, ragazzuoli! Eccoci qui, ragazzi, eccoci qua! Su Pokémon Nero, incredibile, pazzurdo. E ditemi ragazzi se vi piace la schermata. Mamma mia, signori pazzurdi. Mamma mia. E ovviamente ci guardiamo il tutto, ci guardiamo il trailer, ci guardiamo tutto ragazzi, ci guardiamo tutto. Ho messo anche le palle di Pokéball, le Pokéball proprio qui vicini. Le palle di Pokéball non si può sentire, però le Pokéball qui vicino allo schermo, ragazzi, alla cam. Dimmi se ovviamente vi piace. Volevo mettere anche nello schermo grande le Pokéball, però non lo so, magari davano fastidio. Casomai in futuro si potrebbe anche fare. Ma yeah, ragazzi, Pokémon nero e bianco. Mua! Proprio mua, proprio, ragazzi, incredibile, troppo bello. Comunque, come state, ragazzi? Che mi raccontate? Sono stato un po' inattivo su YouTube perché ovviamente ero andato a Milano dalla mia ragazza. Però i video penso che usciranno sempre all'una, ragazzi, eh? Sempre all'una. Mamma mia, che giocone! Che giocone, signori! Che giocone! Che giocone! Eccolo qui! Eccolo qui! Il grande Reshiram, signori! Pokémon versione nera. Andiamo! Andiamo, ragazzi, andiamo! Nuovo gioco! Ciao! Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Io sono la professoressa Malaria. Ma tutti mi chiamano professoressa Pokémon. Mamma mia, ragazzi, quanti ricordi! Quanti ricordi, signori! Quanti ricordi! Questo mondo è abitato da creature strane chiamate Pokémon. Ne esistono numerose specie differenti e sono diffuse un po' ovunque. Le accomuna il fatto di avere dei Pokémon misteriosi. Noi umani viviamo in totale armonia con i nostri amici Pokémon. Vivere e lavorare con loro al nostro fianco rende tutti più felici. Non è affatto raro che gli esseri umani facciano lottare i Pokémon tra loro. Questo serve a rinsaldare il legame di amicizia tra noi e loro. Il mio lavoro consiste esattamente nello studiare queste creature. Queste strane creature. Bene, questo è quanto. Dimmi qualcosa di te adesso. Allora, io direi di ragazzo, ovviamente. Perché no, non sono ragazzo, ragazzi? No, no, boh, non lo so, non lo so. Il nome, dimmi come ti chiami. E ci chiameremo, ragazzi. Ci chiameremo, ragazzi, ovviamente, Ricky. Ok, Ricky. Ti chiami Ricky, allora? Ricky, che bel nome. Lascio che ti presenti gli amici che ti accompagnarono in questo viaggio. Questo è Comor. A volte è un po' intransigente, ma ha un animo buono. Questa è Belle. Ha il suo ritmo nel fare le cose, ma ce la mette tutta. Bene, ragazzi, allora conto su voi tre. Per questo voglio affidare a ciascuno di voi un prezioso Pokémon. Abbiatene cura. Oh, ragazzi, sincero, sincero, non mi ricordo assolutamente nulla di Pokémon nero e bianco. Quindi, come se è la prima volta, diciamo, perché proprio non mi ricordo nulla, ragazzi. Quindi catturerò tutti i Pokémon perché non mi ricordo manco che Pokémon ci sono, diciamo. Quindi, ragazzi, è un'avventura molto piena di cose. Anche Pokémon X non mi ricordavo tanto bene, però si può fare, tranquilli, ragazzi, faremo tutto su YouTube, faremo proprio tutto. Faccio anche live su Twitch, quindi, ragazzi, se volete venire anche su Twitch, in descrizione ci sta tutti i link, tutti i social, tutti i link. Appena avrai scelto i Pokémon ti farà da compagno di avventure, il tuo viaggio avrà inizio. Incontrerai molti Pokémon e persone con idee diverse. Spero che tu riesca a trarre qualcosa di prezioso da tutti questi incontri. Qualcosa che ti sia d'aiuto nella tua crescita personale. È lo scopo principale di questa avventura. Bene, allora entriamo nel mondo dei Pokémon. Andiamo, ragazzuoli.
Inverno, inverno. Ok, siamo in inverno. Oddio. Oddio, ragazzi, oddio. Madonna, che bello. Non mi ricordavo, ragazzi. Mi sto emozionando, mi sto emozionando. Comor, ehi Ricky, non vedo l'ora che la professoressa Raglia mi dia il primo Pokémon. Bella non è ancora arrivata, tanto per cambiare. Eccomi, scusatevi, vi ho fatto aspettare. Belle, ma è possibile che tu sia sempre in ritardo? È proprio oggi poi? Hai dimenticato che non è una giornata qualsiasi? Oggi finalmente riceveremo dei Pokémon da professoressa Aralia. Ok. Hai ragione, mi dispiace. Non mi ricordo assolutamente niente, ragazzi, incredibile. Beh, dove sono i Pokémon? Questa è casa tua, Ricky, quindi scegli prima tu. Giusto? I nostri Pokémon ci stanno aspettando dentro quel pacco regalo. Forza, Ricky. Dai, aprilo, non sto più nella pelle. Ah, ma qua dentro, ragazzi? Oddio, non mi ricordo. Ok. In questo pacco troverete tre Pokémon diversi. Scegliene uno a testa senza litigare. A presto. Immaginate me esce lo shiny, ragazzi. Oh, sinceramente non so chi prendere. Allora, Tepig, poi tipo fuoco. Shot acqua e snag di erba. Tepig, ragazzi, Tepig, Tepig. Vai con Tepig, ragazzi. Vai con Tepig. Riceve Tepig. Ok, ragazzi, ho messo Tepig lì sotto intanto. Allora io scelgo questo Pokémon. Quello lì invece è per te, Comor. Ehi, non vale decidere anche per gli altri. Vabbè, ho scelto era comunque il Pokémon che volevo. Perfetto, ognuno ha il suo Pokémon adesso. Quindi facciamo subito una bella lotta. Bell, anche se questi Pokémon non sono ancora fortissimi, non possiamo farli lottare in casa. Non ti preoccupare, come hai detto anche tu, i Pokémon non sono ancora deboli. Se li facciamo lottare un po', non diventeranno mai forti. Forza, iniziamo subito. Ah, ma così, ragazzi? Non mi ricordavo così inizialmente, proprio assurdo così. Attenzione! Comunque, ditemi se la grafica vi piace, ragazzi, mi raccomando. Ovviamente daremo i soprannomi, ragazzi, daremo i soprannomi, Daremo ovviamente i soprannomi. Facciamo colpo coda, dai. Chi ha abbassato colpo coda? La difesa? Ok. Vai con azione Tepig. Oddio, un soprannome per Tepig, ragazzi. No, non saprei, Non saprei un soprannome per Tepig, ragazzi, Oh, mi ha fatto un brutto colpo, attenzione. Oh, attenzione. Fulmi sguardo. Comunque, secondo me usare colpo coda inizialmente, ragazzi, su qualsiasi gioco è buono. Azione, perfetto, ragazzi, perfetto. E andiamo. Olè, olellello. Ok, ragazzi, ok, si vola, si vola, si vola, si vola. Si gode, si gode. No! Perché diventare un allenatore è davvero in gabbia un giorno. Ne sono proprio sicura. Guardate che avete combinato. Un casino, ragazzi. Cos'è successo? Questi Pokémon fanno proprio sul serio, non si direbbe piccini come sono. Sono proprio felice di avere un Pokémon tutto mio. Scusa per la tua stanza, Ricky. Te l'avevo detto io. Tu, lascia che rimetta in sesto il tuo Pokémon. Ok, anche il mio, ovviamente. Grazie, Comor. Ehi, Comor, perché non fai una lotta anche tu? Sei talmente in gamba con i Pokémon che riuscirei a evitare di fare una baraonda come me. È poco ma sicuro, sono capace di lottare senza mettere la stanza sotto sopra. E poi non è giusto che vi divertiate solo voi. Dai, fatti sotto, diamo il via alla nostra prima lotta. Vediamo come te la cavi. Oh, shit. Ma scusa, ma Comor e Bell non hanno mai combattuto contro, ragazzi? Comunque, incredibile, doppia lotta. Pazzurdo! Pazzurdissimo! Subito, ragazzi, doppia lotta. Comunque, una cosa di Pokémon Nero. Potete vedere quando sto registrando il video, ragazzi. Quindi qui vedete l'ora 21:05, quindi sapete quando sto registrando il video, diciamo. La cosa bella di questo è... Scoprirete un po' di cose. Vai, intanto azione. Oh, mi ha fatto anche lui colpo coda, però io, ragazzi, faccio un'altra volta azione. Così
poi nella prossima azione lo uccidiamo. Ok, perfetto ragazzi. Andiamo che forse abbiamo vinto. Forse let's go. Dai te Pig. Già si fa sentire la sua potenza, ragazzi. Già si fa sentire. Ok, è fisico ragazzi, eh? È fisico questo Tepig. Ok, non mi aspettavo proprio di perdere la mia prima lotta. Che emozione però, finalmente sono un vero allenatore. Ma per il momento, meglio che vada a scusarmi con tua madre per come abbiamo ridotto la stanza. Ah, vengo anch'io. No, tu no! Ok ragazzi, hanno distrutto la stanza comunque. Oh, una cosa da fare subito, raga, opzioni. Velocità 3, animazione sì. Scegli, ok. Perfetto. Vediamo un attimo Tepig, ragazzi, com'è. Natura scaltra. Ok. Aumenta la difesa e diminuisce l'attacco speciale. Va bene. Ok. Tanto noi siamo fisici, quindi non è male. Ci scusi tanto per la confusione che abbiamo fatto di sopra. Non si preoccupi, rimettiamo tutto a posto. Mettere a posto, ma no, non preoccupatevi, ci penso io. Piuttosto non doveste andare dalla prof Aralia. È vero, grazie e ci scusi ancora tanto per il disturbo. Andiamo a ringraziare la professoressa Aralia. Vi aspetto davanti al laboratorio di ricerca Pokémon. Ok ragazzi, ok. A proposito, devo passare un momento a casa. Grazie e scusi per il disturbo. Ok ragazzi, ecco la mammina. Allora Righe, le lotte tra Pokémon sembrano piuttosto vivaci, eh? Si sentiva il verso dei vostri Pokémon anche da qua giù. Mi è tornata in mente la mia prima lotta. Ah, a proposito, ricorda che dopo le lotte occorre far riposare i Pokémon. Ok, grazie mammina mia, io ti amo tantissimo. Bene, ora il tuo Pokémon è in piena forma. E prima che te ne dimentichi, se esci mi raccomando porta l'inti e poke. Che cos'era questo ragazzi? Io non mi ricordo nulla. Forse il telefonino? Di andare anche tu a ringraziare la professoressa Aralia. Che cosa aspetti? E usciamo dalla casetta ragazzi. Qua. Che belli Wubat che volano così ragazzi, proprio nel chill. Casa di Gomor, casa di belle ragazzi questa. Ok. No, no e poi no. Ma papà, ho ricevuto un Pokémon, adesso sono un allenatore a tutti gli effetti. Vuoi partire all'avventura? Ehi, ciao, non ti preoccupare, è tutto a posto. Allora io vado, ti aspetto davanti al laboratorio. I genitori di lei, ragazzi, non volevano che partisse. Non posso credere, cioè mia prima volta vuole lasciare casa sua e mettersi invece così giovane e ingenua. Cioè, ma fagli fare qualcosa, fagli fare la sua vita. Mamma mia, oh, mamma mia, signore, mamma mia, è incredibile. Ok, andiamo, ragazzi. Il trio. Su, entriamo. Il trio, ragazzi, questo è il trio più bello del mondo. Eccoci qua. I tre coglionazzi. Vi stavo aspettando, ragazzi, facciamo le presentazioni come si deve. Allora, io sono sto cazzo. La professoressa Aralia, no, il suo nome lo conosciamo già. Ma insomma, Comar, lo so anch'io, lo sapete già. Oh, perché? Ma oggi è un giorno speciale e un po' di formalità non guasta. Allora, dicevo, io sono la professoressa Aralia e conduco delle ricerche volte a scoprire tutti i segreti sulla genesi dei Pokémon e sulla loro presenza nel mondo. Oh, ma bene, vedo che avete già fatto delle lotte. Si capisce dei vostri Pokémon hanno già iniziato a fidarsi di voi. A proposito, volete un soprannome tuo Pokémon? Ecco qui, ragazzi. Allora, io direi di chiamarlo. Allora, ci penserò, ragazzi. Ci penso. Ragazzi, ho deciso. Perfetto, Pyro, giusto? Pyro è tipo fuoco, sarebbe, no? Gli ho dato proprio un bel nome. Bene, ora vi spiego perché vi ho dato questi Pokémon. Per completare il Pokédex, no? Il Poké cosa? Bravissimo, Comor. Sei davvero in gamba. Hai imparato proprio tutto quello che c'è da sapere sui Pokémon, eh? Ma come si dice? Ripetuta want, eh? Ripetita you want. Che cazzo urdi? Fatemi spiegare cos'è esattamente il Pokédex. Che cazzo urdi quello che ha detto, ragazzi? È uno strumento super tecnologico che registra ovviamente tutti i Pokémon che si incontrano. Vorrei che iniziaste a esplorare il lungo e largo la regione di Unna per incontrare tutti i Pokémon che ci abitano. Questo è quanto. Ricky, Comor e Bell, siete pronti a partire? No! Forse. Vuoi dire io ci sto? La ringrazio per mezzo suo e mio sogno
per me, io su, il mio sogno è ora in realtà. Sono un vero allenatore di Pokémon. Grazie mille, ragazzi, è proprio la risposta che volevo. Ok. Ok, ragazzi, ok. Tiene Pokédex. Possiamo continuare allora. Vi mostrerò come si fa a incontrare The Pokémon. Raggiungetevi sul percorso 1. Oddio, ragazzi, il tutorial. Visto che ci ha chiesto lei, ci possiamo mettere in viaggio tranquilli, vero? Possiamo andare in cerca di ciò che vogliamo fare veramente. Certo, dobbiamo pedalare il Pokédex, ma per il resto possiamo fare ciò che vogliamo. Ok, ragazzi, allora. Il trailer io penso di anche disertarlo, quindi. Eriki, un attimo. Eccovi qui, allora, cosa ha detto la professoressa Raglia? Vi ha chiesto di completare il Pokédex, ma è fantastico. In realtà sapevo già cosa voleva dirvi. E avevo anche preparato una cosa per voi. Eccovi la mappa città. Grazie, mammina, mammina, sei adorabile. Mappa città. A Komor e anche a Bello, ovviamente. Quindi a tre mappe città ha fatto, ragazzi. Cioè, è incredibile. E non percorrere la stanza di Ricky ci penso io, d'accordo? Certo che Pokémon sono davvero formidabili, così carini, ma con una forza così grande da mettere sotto sopra l'intera stanza. Con dei compagni così si può stare sicuri ovunque si vada. Non vi preoccupate, avviserò io i vostri genitori. Invece di limitarvi a cercare Pokémon, provate anche a scoprire i minerali incredibili luoghi della regione di Unima. Unima, anima, Unima. Questa avventura vi fa crescere, fate buon viaggio. Perfetto, ragazzi, perfetto. Ma ho detto perfetto anche Komor. Grande Komor. Con questa mappa città sapremo sempre dove ci troviamo. Forza, dirigiamoci verso il percorso 1. La prof Araglia ci aspetta. E aspetta, Komor. Dai, Ricky, vieni anche tu. E ragazzi, andiamo a vedere percorso 1 da questa parte. Ok. Ah, vuole fare tutti insieme, ragazzi. Incredibile. Che carini, però. Pronti, via. Pop, 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 pop. Che emozione, sento che accadrà qualcosa di bello. Eh sì, forza, prof. Raglia ci sta aspettando. Ci sta aspettando. Che carino, ragazzi. Allora, non perdiamo altro e passiamo alle spiegazioni. Quando incontrate un nuovo Pokémon, nel vostro Pokédex viene creata la pagina corrispondente. Non è tutto. Se catturate quel Pokémon, ulteriori dati vengono aggiunti alla sua pagina. E siccome i fatti contano più delle parole, vi faccio vedere come si fa. Va bene, qua, ragazzi, si salta, cioè, non ha senso, diciamo. Eccoci qua. Per prima cosa è una buona norma indebolire il Pokémon facendogli perdere qualche PS. I Pokémon sono più difficili da catturare se sono in piena forma. Un'altra strategia è quella di paralizzare, addormentare, insomma, di rendere più vulnerabile il Pokémon con una mossa adatta. Quindi ecco a voi delle Pokéball. Ragazzi, in questo, in questa run, ragazzi, vi dico, catturerò tutti i Pokémon che troverò. Tutti, tutti, ragazzi, proprio tutti. Per la cronaca, l'erba alta è uno dei posti preferiti dei Pokémon selvatici. Anch'io mi avvio verso 420. Buona idea. Tra l'altro bisogna andare per forza in città per comprare nuove Pokéball. E un momento. Ricky, Komor, mi è una bella idea. Forza, sarà meglio andare o faremo attendere la prof. Da ascoltarmi, ma insomma, perché non facciamo a gara chi cattura più Pokémon? Vince chi ne ha di più, incluso quello che ci ha dato la prof. Aralia. Non è una brutta idea, tutto sommato. Anche la prof. Aralia sarà contenta se riempiamo qualche pagina di Pokédex. Allora, fino a 420 ognuno doveva curare i Pokémon a casa sua. Mi pare ovvio, io e Snivy siamo una coppia vincente. Ok, ragazzi, io direi di catturare un po' di Pokémon lì mentre. Oh, Lillipup subito! Vai, Pyro! Lui è carino, ragazzi, lui è carino. Ma la squadra non so come farla, sinceramente. Se avete consigli di fare qualsiasi squadra, ragazzi, se avete consigli, magari qualcosa del genere. Qualsiasi squadra, magari anche un Pokémon solo, lo prenderò. Se avete consigli, scrivete nei commenti, ovviamente, scrivete nei commenti. Perché sinceramente non so come farla la squadra. Intanto già abbiamo preso Lillipup, ragazzi, come Pokémon incredibile. Un po' un cagnolino. Ah, ovviamente quelli che metterò in box, li lascerò in box, ragazzi. Non do soprannomi a tutti, ovviamente. Ok, poi un altro, ragazzi, vediamo un po'. Quasi mi assiste sempre Lillipup, uccido, Oh, Patrat, attenzione. Il grande Pokémon MN, signori. Proprio lui. Azione. E catturiamo anche lui, signori. Ok, stavolta ci ha fatto azione lui. Ok, vai. Catturiamo anche un po' di Pokémon, ragazzi, per farci il Pokédex, per farci un po' tutto. Oh, attenzione, non l'ha catturato, ragazzi. Ma what the fuck?
Ma veramente? È la prima volta che vedo una cosa del genere, raga. What a fuck. Ok, ok, vai. Penso che ora la catturo, cioè non ha senso se non catturo. Ok, perfetto, signori, perfetto. Ok, preso anche lui, Patrat. Esplonante. Bene. Ok. Qui non penso che si può trovare altro, non lo so. Nelle realtà spesso si nasconde con selvatici. Sì, vabbè, questo si sa. Questa che dice? Come è stato, scusa, a volte accade che i Pokémon perdono lo smalto. Per questi casi è ben tenere un po' di queste nella tasca di medie. Oh, grazie per la pozione. Ok, ragazzi, ok. Vediamo un po'. Ok, questo lo uccido, ragazzi. Ok, eccoci qua. Oh, qua c'è un altro, attenzione. Piace da Comor, c'è. Ma solo loro due si trovano all'inizio? Non mi ricordo, Ragazzi, ho fatto la lotta, no? Ok, ho battuto Patrat. E mi è salito di livello e mi ha imparato Braciere, di già. Facciamo così. Ok. Perfetto. Ricky, vuoi sfidare il Bell? Sei e lei abbiamo due Pokémon. E io tre. Vuoi vedere che vuoi fare i conti per vedere chi ha più Pokémon? Tre Pokémon, fantastico, strabiliante, che emozione! Tra l'altro, sfogliando il Pokédex, puoi vedere quanti Pokémon ne hai incontrati e quanti ne hai catturati. Beh, io vado a 420, la prof Araglia ci sta aspettando. L'Interpoke sta squillando, ragazzi. Risponde. Ciao, state tutti bene? Ormai avete fatto amicizia con i vostri Pokémon, no? Ah, prof Araglia, adesso sono a 100 Pokémon di 420, vi aspetto, ok. Perfetto, ragazzi, a dopo. Beh, come sentito è il caso di andare. Ok, ragazzi. Io direi proprio di salvare qui, ragazzi. Ok, ragazzi, spero che il primo episodio vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e venite anche su YouTube, TikTok, seguitemi anche su Instagram, su TikTok, qualsiasi social, ragazzi. Entrate anche nel Discord, nel Telegram, se volete. Raga, e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Pokémon Nero. Ciao, bellissimi!